Allora, io in realtà avrei finito il mio tempo, come Marina vede lì su, e avrei lasciato qualche minuto per un desiderosissimo scambio di battute. Ovvero, mi piace, io, come se qualcuno ha seguito i giorni scorsi, io amo sempre intervenire perché mi vengono sempre un sacco di cose in mente quando sono lì. Se ci sono delle domande, non vedo l'ora. Il Nessuno ha il tuo silenzio. carattere. Cioè... Silenzio. Cioè, allora, come? Come? Dobbiamo spostare la luce. Nel momento in cui c'è l'intervento, viene accesa magicamente la luce. Intanto Se be non c'è, è inutile creare l'imbarazzo. Intanto bevo un bicchiere di acqua creativa. Noi abbiamo quest'acqua molto particolare messa qui, non C'è a la caso. domanda? Eccolo, Grazie. grande! Non te la volevo chiedere. Luce in sala, Per favore, grazie. grazie. Se in regia ci sentono, non ci sentono. Stanno lì, stanno pasteggiando. Grazie. Ho perso l'inizio, quindi non so se faccio una domanda. Vai Alfredo. Signori Alfredo Accadino, il signor K. Evans, applauso. Tu lo sai che noi ti ammiriamo e non è piaggeria, Alfred. Quanto è che ce lo diciamo? Da tempi non sospetti. L'importante è che siamo ancora a dircelo dopo anni, quindi qualche Fantastico. passo è una motivazione. No, volevo sapere se, al di là di quello che uno fa, quali sono i soldi? Cioè, io credo che in un momento che al di là di fare gli eventi che le aziende ci danno il privilegio di fare, ci sono dei format che invece noi vorremmo poter realizzare. E quindi, cercando di immaginare l'evoluzione del mercato, qual è il format che secondo voi sarebbe bello pensare o qual è l'area che ancora si potrebbe esplorare? Innanzitutto ho letto la tua nota, non ho messo dei commenti, ma l'ho letta, la sto rileggendo e la sto digerendo. Ha pubblicato una nota nel club dei creativi che gira su Facebook, un po' di cose molto provocatoria, molto pesante, anche perché detta da un signore che fa gli eventi. Signori, gli eventi, molti chiamano evento anche una bevuta al bar di Ponte Milvio. K. Evans realizza l'opening dello stadio della Juventus, Olimpiadi, presentazioni 500, eccetera, eccetera. Eventi, cioè cose che restano dentro in una maniera strepitosa. Che arrivi da lui questo suggerimento, questa domanda è fantastico. Noi proponiamo quello che da sempre nei manuali di marketing si dice, si prospetta. Le forze sinergiche esistono veramente. E i collegamenti diagonali nelle cose succedono sempre. Hai perso inizio, noi abbiamo mandato il nostro sito. Come tu sai, il nostro sito è una rottura di schemi. Cioè, noi abbiamo messo un format televisivo, non una presentazione video normale. Abbiamo messo un format televisivo, la sitcom, con gli errori. La parte divertente del nostro sito sono gli errori, sono le cazzate che diciamo. La Francesca, direzione della comunicazione, quando l'ha vista impazzita, ha detto è fantastica questa cosa. Bisogna intersecare i dialoghi. Il vero format, secondo noi, Alfredo, è quello che noi già possediamo, mischiato nelle esigenze che ci sono adesso, equilibratamente bilanciato. Perché va bene il web, va bene il live, va bene tutto, ma se gli metti gli ingredienti giusti, viene fuori il babà imperiale da 45 centimetri, super goloso. Poi ti fa malissimo se vuoi, ma te lo ricordi. Allora, quello che penso, sinceramente, poi voglio sentire se Tore ha un'opinione a riguardo, e naturalmente anche la Paola, io credo che il format sia la possibilità di creare il format. Se ci lasciano la possibilità di creare il format, the concept, the sense of narration, tu crei delle storie. Io vedo lo showreel dello stadio della Juventus, cioè la storia raccontata. Poi trovi le formule spettacolari, gigantiche per dirlo. Noi troviamo un sense of narration anche in quello che dobbiamo raccontare. Una conferenza stampa, che c'è di spettacolare? Niente. Una roba pallosissima che un arrivo esperto dice, manda delle slide brutte. Noi abbiamo detto slide belle. Persona parla velocemente, tempi televisivi. Facciamo un piccolo format televisivo che inizi e finisca in quel modo. Adottiamo le strategie che arrivano dagli altri contenitori e facciamoli diventare alla portata. L'abbiamo realizzato con un budget molto contenuto. Molto Cambio merce. contenuto. C'è No. stato del bel cambio merce, ma è stato regalato, nel senso che dopo che l'abbiamo fatto abbiamo delle belle borse piene di prodotti erbavita e siamo Energizzante. tutti energizzati. Io non so se la mia risposta ti piace o ti interessa. Tore, forse voleva aggiungere qualche cosa. Aggiungere qualcosa, ovviamente Renato è quello che parla più di tutti, come sapete e come avete sentito giustamente. Io dico che sicuramente la cosa migliore è trovarsi nella condizione che qualcuno ti dica mi piace quello che fai, cosa possiamo fare assieme?
senza avere né limite e né nessun freno di sorta. Non si può fare questo, non ci sono questi soldi, non si può fare quest'altro. Avendo piena libertà, secondo me, si dà libero sfogo a tutta la creatività del mondo e tutte le interazioni del mondo. Con i limiti, ovviamente, uno deve un po' gestire quello che potrebbe essere il la possibilità. Il tempo delle fregature, secondo me, è finito. Nel senso, negli anni passati in cui c'erano gli avventizi, a cui giustamente le associazioni di categoria hanno fatto la guerra, perché c'erano cani e porci che facevano robe. Io faccio eventi, io sono regista, io so... Ho capito, fammi vedere come funziona una tua cosa. Se già non hai errori è perfetta. Molto spesso ci sono stati dei disastri. Grandi aziende hanno speso grandi soldi e quando toppi un evento sono cavoli. Non puoi rigirarlo, è fatta, te la sei giocata male. Quel tempo è finito, anche perché il nostro amico Enrico Finzi ci diceva che il tappo più profondo l'abbiamo raggiunto. Buono, adesso si deve ripartire. Non si sa quando, non domani. Però probabilmente poi ci sarà un effetto molla dove quelli che dimostrano una capacità integrata reale di mettere insieme queste matrici creeranno un valore aggiunto. Quello che mi interessa sapere da te, Alfredo, e te la dico molto da amichevolmente questa domanda: quando uno viene a te e dice che bell'evento che hai mai fatto, ti chiede un ritorno in investimento della quantità del budget che ti ha chiesto? L'analisi del ritorno del budget è un tema molto spinoso, perché poi ogni evento ha una sua storia, perché tu hai degli eventi della comunicazione interna.